Cosa stai scrivendo? Cinema. Cinema? Mm-hmm. Stai scrivendo per il cinema? Già. Wow. Quindi fai parte di quella piccola categoria di privilegiati che si possono permettere un lavoro artistico? A dire la verità, di artistico in quello che sto facendo c'è ben poco. Anzi, mi sento piuttosto frustrato. E allora non lo fare? Beh, dovrò pur passarti qualche soldo, o no? Passa a prendere i tuoi figli piuttosto quando ti aspettano. Ah, eccolo qua il turn point della serata, eh? T'abbiamo aspettato 2 ore sotto casa sul marciapiede con quel caldo. Lo so. Ed è per questo cazzo di film che non sei venuto a prendere i tuoi figli? Senti, ero carcerato con quel pazzo di Saverio, va bene? Ma certo, che vuoi che siano 2 bambini rispetto a un copione che non funziona, no? Ero in ostaggio, come te lo devo dire? I tuoi figli ti aspettavano col costume sotto i pantaloncini, capito? Ti aspettavano per andare al mare. Mi dispiace, ok? C'era qualcuno che aspettava me. Ma sì? E chi? Non ti riguarda, sono affari miei. Io sono libera di fare quello che voglio. Anzi, io non sono libera di fare quello che voglio. Volevo andare in montagna. Con quella psicopatica di Micon? Perché non sei venuto? Perché sei così? Abbassa la voce. Cosmo si è fatto male mentre aspettavamo te. Doveva fare la cacca, per non risalire siamo andati al bar. Il gelato e il caffè. Grazie. È scivolato in quel cesso. Io c'avevo Nico in braccio, è stato un attimo. Sono caduti gli occhiali, ha dato una botta in fronte, si è sbucciato, c'era la maniglia arrugginita. Vabbè dai, sono coperti davanti a Titanica, no? Sì, penso di sì. Dove sono i libretti sanitari? A casa, penso. Non è che te li sei portati via tu? No. Quando poi? Ma che ne so, nel casino, quando hai portato via i copioni. Quando mai lanciato i copioni, vorrei dire. Dai. Stai fuori. Tu non sei normale. Io ti rovino. Ti tolgo i figli. Psicopatica del cazzo. Devo mettere a posto le fotografie. Devo mettere a posto le fotografie. Le devo conservare per loro quando saranno grandi. Che ho paura che invece pensano che ci sono state solo liti. E gli scontri e lo schifo alla fine. E invece loro si devono ricordare che era un grande amore. Era un grande amore. E ci siamo amati tanto, ci siamo amati tanto. Che li abbiamo voluti. Che io li ho voluti, li abbiamo voluti. Che io me lo ricordo. Che pensavo che era colpa mia. Che i miei genitori si erano separati. E così. I figli dei separati si separano. È l'esempio che gli hanno dato. E non ci hanno la forza di reagire. Questo. Le devo conservare per loro. Le fotografie. Tu sei ancora innamorata di me?